Ciao, benvenuti alla 13ª edizione del Milano Football Festival, un bel applauso, grazie. È considerato uno dei più importanti tornei giovanili nazionali, un applauso all'Accademia Internazionale, organizzatrice di questo grande evento. Perché insomma, ogni anno ospitiamo nazioni, quest'anno volevo dare anche il benvenuto alle nazioni straniere, ovviamente partecipanti al torneo oltre all'Italia, diamo il benvenuto alla Svezia, Austria, Francia e Spagna, un applauso anche per loro che mi auguro. Allora, il massimo dell'inglese è welcome. Guarda come siamo messi, i tuoi accompagnatori. Questo più grande qua, questo. Buonasera a tutti, vi presento in questo corpo più grande, semplice, ma è stata più piccola, sono tutti gli Academians. Voglio fare i complimenti al direttore e a tutti gli impegnati che hanno, vedo che stanno per organizzare un grandissimo torneo. Ce lo auguriamo, insomma, tutti i figlioli tuoi? Peggio di Maradona praticamente. Cosa televisione la sera a casa Stankovic? Wesley, un figlio ancora? Sì. Senti, tu hai cominciato a Creta, hai cominciato più giovane di loro, un po' grande young, del demo o no? Io sono cominciato con 7 anni. Buonasera mister! Allora, chi meglio di lei si intende nel settore giovanile? Sì, questo è sicuro. È più sicuro questo che quello che dovrà finire. Bene, so che Militello ha sicuramente qualche domanda per lei, mister. Io la lascio in buone mani, eh. Allora, prima domanda. È vero che lei in difesa è così fissato sulla marcatura uomo che anche quando è a letto con sua moglie si porterebbe dietro Samuel per coprirsi le spalle? Diciamo che lasciamo Wally al centro della nostra difesa perché lo temo un pochino nel mio letto con mia moglie. Senta, se Balotelli torna all'Inter e poi all'antidoping ci sono dei problemi perché non riescono a sfidarli, per esempio a Nino, che succede? Questa è una tematica da spogliatoio che tu hai centrato in pieno. Grazie, l'ultima domanda, lei è stato anche calciatore, no? E poi ha avuto un importone che ha così da smettere. Ma tanto per avere un'idea, ha giocato più meglio o però Quaresma? Ma forse più Quaresma, devo dire la verità. Perché io tutto l'ho giocato pochissimo allora. Praticamente trasparente. È arrivato per la prima ora il mister!
Bravo, complimenti, successo di tutti. Quando c'è qualcosa che non va, chi va a casa è l'allenatore. È mai possibile una roba del genere? Sempre così. Non trovo così. Però, quando le cose vanno bene... Se che si riesce a fare queste cose è formidabile per tutti, per lo staff, per la società, per tutti questi ragazzi, perché l'hanno dimostrato sul campo dei 7-8 degli altri e tutto il lavoro è ripagato al 100%. Bene, allora, complimenti ragazzi, so che mi ripeto, vuoi fare una domanda al mister? Io ho scoperto una curiosità, e cioè che, come no, sì, invece che i figli del portiere dell'Inter, Giulio Cesar, si chiamano, perché la bambina, uno si chiama Coe, perché mentre lui giurava lei faceva il tifo, poi come va? Scusa, mi giocava, lui era in campo, non so noi. Pensavo lei fosse di Braulio con casa di Giulio Cesar, infatti non di Braulio con casa di... Vabbè, no, però beh, come se io chiamassi il mio nipote Materazzi di Roma, Materazzi mi dice. Beh, per il complimento all'Inter, ragazzi, il capitano, aspetta che Mirko Crociati, dove sei? Eccolo qua, fai vedere il titolo di campione d'Italia, che è costato al presidente Marco Messorocchi un altro tatuaggio. Ciao, arrivederci, grazie.